Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video. Bentornati su Grand Theft Auto San Andreas. Siamo tornati qui a Las Venturas al Four Dragons Casino, pronti per continuare a escogitare quello che è il piano contro il Casino Caligola. Casino Caligola, dove tra l'altro abbiamo delle missioni da fare. Ma prima voglio escogitare un attimo il gran piano. Key to her heart. You gotta see this. Very clever. So what's the prognosis? Is this just gonna be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. All right. Okay. The cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Habit. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on yeah, this. Yeah, I know. Hey, boss, this arrived for security. Hey! Damn, man. Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Bene. E anche perché farlo in due con un cieco non mi sembra molto il caso. Alright, cool. This the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Andiamo a recuperare una di quelle schede. Luckily, there's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Raggiungi il casino Caligola. Ah, è vero, mi sa che dobbiamo. Dobbiamo flirtare con. Dobbiamo flirtare con una tizia. Ok. La Corrupier possiede la scheda e conosce il codice. Seguila. D'accordo. Another shift over. See you tomorrow. Ok, se si avvicini troppo la spaventerai, ma se si allontana troppo la perderai. Va bene. Allora, seguiamola. Con quest'auto che fa un casino della miseria. È andata contro l'albero. Ma cosa fa? Io non voglio dire nulla, no? Ma essere umano di sesso femminile al volante. Ora, per carità, non voglio dire niente. Però ho semplicemente, signori di YouTube, ho semplicemente commentato quanto accaduto. Guardala. Ma lo vedete cosa crea? Lo vedete? Si è fermata al semaforo in quella posizione, così. A caso, totalmente. Cosa sta succedendo? Guardala, dove sta andando? Ok. Sta andando al sexy shop. Attenzione! Hai capito? La croupier! È entrata nel sexy shop, seguila. Ok, seguiamola al sexy shop. È qui da qualche parte, trovala. Beh, non sarà complicato trovare. Signorina, salve. Wow, it's nice and tight. I'm sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Perfect. Hai capito la croupier? Oh, hi Benny. Yes, master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. Certo, lui lì che fa il guardone, nessuno lo nota. Ma sono perplesso. Ok. Ah. Vai a prendere un vestito sadomaso. Madonna del Signore. You better not have left a mark. E yeah, bravo CJ, guarda che figurino incredibile, pazzesco, meraviglioso che siamo. Hey. Salve. Ma posso uscire così in questo modo? I'm really enjoying the rat. Meraviglioso. Seguila, ma ricordare di non avvicinarti troppo. Ma perché lei può uscire così normale mentre io devo uscire in un modo abbastanza improbabile? Le ruote dietro, signorina, deve levare il freno a mano perché altrimenti le ruote dietro non... Bravissima. Guarda come stiamo conciati. Vabbè, io prendo questa però, ragazzi. La Windsor.
Ma voi immaginate quelli che mi vedono passare vestito in questo modo? Ragazzi, veramente... Ma poi questa dove cazzo abita? Ok, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Perfetto. Ora dovrebbe arrivare tipo... Il feticista sta per arrivare. Aspetta qui, dove non fai raggiungere la casa della croupier. Eccolo lì il feticista. L'ho riconosciuto. Perfetto. Feticista. Solo un vecchietto poteva essere. Arrivo, signorina croupier. The door's open, master. E bravo CJ. Come on in. Mortangurelli. You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Hey, if you good, I'll punish you more. Oh, Benny, you minx. E brava CJ, e brava CJ che dove va? You need major help, girl. I'm done and happy. Dove va Semina? No, detto è un'altra ragazza, porta, vai a portarla a cena e farla bere prima che ti esca da puttana la madosca. Mi tocca anche frequentarla per farmi dare la scheda. Ok, devo farle bere del vino. Andiamo. Salve signorina croupier, da quanto tempo? Hey, how you doing? Let's go get some food. You got a strange idea. Lì, fast food, ristoranti bar e tavoli sono indicati sulla mappa, ok. Andiamo con la mia di macchina, però è molto più... Lei, cazzo. Anche perché dobbiamo farci dare la scheda in ogni modo possibile, quindi tocca... Scusi, ma questa auto è nuova. Non so, ci sono andato solo 2 all'ora per seguirti. Non so come è quando spingiamo. Siamo arrivati. Ora fallo ubriacare. Ora non mi ricordo se tipo uccidendola ci prendevamo comunque la scheda. Credo di sì. Ma non lo so. Voglio evitare di fare casini. Dovrebbe bere del vino, ma non sta bevendo del vino. That was the best meal I've had in ages. Sì, credo che uccidendola possiamo prendere la scheda in maniera easy. Forse ci sei, l'abbiamo già fatto, non è che... Come ci si arriva a casa. Ragazzi, i progressi con Millie l'abbiamo fatti, ma... Sarà una cosa dura. Nel senso, no? Anche per CJ sarà dura. Sarà anche duro. Vabbè, Mannaggia la puttana. Allora, torniamo al casinò, salviamo. E poi... Io off video. Guarda questi. Via. Poi off video continuerò a frequentare Millie per farmi dare la scheda, mortangurelli, sto guglioni. Intanto continuiamo il nostro piano per fare irruzione al casinò Caligola. Cosa è complessa, complicata. Ora, alla Steakhouse a quanto pare facciamo grandi progressi. Dobbiamo vedere se eventualmente possiamo fare lo stesso con delle altre zone, non lo so però. Lo scoprirò. Ora concludiamo questo episodio, nel senso che intanto salviamo perché abbiamo fatto una cosa estremamente importante. Torniamo a parlare con i ragazzi del Four Dragons per continuare a progettare quella che è la nostra rapina al casinò Caligola. Sì, alla fine io volevo fare un episodio tutte con queste missioni, ma probabilmente non lo faremo mai. Demon Blast. Quanta cazzo di gente è arrivata? Sembra impossibile to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Okay, tu puoi restare. Okay, you can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts?
Okay, look. I'm gonna go shut off the city's power source. We'll look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. E fin qua. Bell'aeroporto, ti servirà un aereo per paracadutarti sulla diga. Ma dobbiamo mandare via la corrente alla città, no? Ma mi sembra un po' presto. Vabbè, andiamo all'aeroporto e paracadutiamoci sulla diga. Che dobbiamo fare? Nel senso, se dobbiamo togliere la corrente alla città si toglie al momento del colpo, non 4 settimane prima, quando ancora stiamo cercando di capire che cosa dobbiamo fare della nostra vita. Si vola via il carrello e iniziamo a salire di quota per andare sulla diga e poi paracadutarci. E anche perché dobbiamo arrivare là, quindi tocca salire un po' di più, eh. Beh, che quest'aereo non è che ce la fa proprio tanto, eh. Lo vedo un po' in difficoltà quest'aereo. Ok, ci siamo. Ma io l'ho premuto invio! Mi sa che faccio prima a premere F. Cioè, devo raggiungere la meta. Diciamo, premi invio per gettarti dall'aereo. Guarda, eh. Guarda come si fila un'altra volta, eh. Ah, ok. No, perché stavo dal lato sbagliato, ma ti rendi conto. E l'aereo se ne va. Beh, potevi mettergli l'autopilota, almeno. E l'aereo se ne va. Mi fa vedere che l'aereo si schianta, non capisco perché, ma va bene così. È vero, madonna mia, se apre con questo il paracadute. Porca puttana. Niente, mi sa che mi sono paracadutato veramente di merda, eh. Mi toccherà nuotare. Vabbè, mi sa che se possa lì però, là, no? Se possa lì. Vabbè. Fatti strada fino in fondo alla banchina della diga. Agli ordini. Siamo atterrati un po' male. Ok, sì, questa qui è quella dove dobbiamo entrare proprio dentro la diga, sparare, fare cose. Non ho armi. No, fermi tutti. Cioè, non mi dire. Dove cazzo è il coltello? Cioè, non mi dire che ho perso tutte le armi, bestemmio. Ok, sta tornando di qua. Aspettiamo che si gira. Ok. E lo facciamo fuori così. Non capisco questo perché guarda lì, ma è possibile che ci hanno sgamato? Cioè, nel senso, è impossibile che ci hanno sgamato, ok. Irrompiamo nella diga senza armi. Io mi auguro che le armi poi me le ridia, perché veramente, cioè, altrimenti è una scammata. Rimuoviti furtivamente se vieni visto fare troppo rumore, l'intero edificio verrà allertato. Ok, allora muoviamoci. Come si avvicina un generatore, premi invio per pensare delle cariche. Ne avrei bisogno di una per generatore. Ah, ok, ma non la faremo saltare adesso. Ok. Bisogna andare. Bisogna andare stealth, ragazzi, eh. Credo che purtroppo pensare di farli fuori tutti è un po' impossibile. Porca troia, la guardia, occhio. Ok, via. Ci rimettiamo di qua. La guardia torna indietro. La vedo assai greve. La vedo assai complicata. Vabbè, lui il cadavere tanto non lo vede, è ciecato. Ok, fermi. Ho fatto il pezzaccio raro. Metti la carica esplosiva anche qui. Perfetto. Ne mancano tre. Ok, qui mi posso nascondere, perfetto. Lui torna indietro da lì. Perfetto, allora posso andare avanti per di qua. Mi metto qui e piazzo un'altra carica. Ora fammi vedere un attimo chi altro abbiamo prima di proseguire. Lui credo che arrivi fino lì e poi si ferma. Perfetto. Cazzo.
E ammazza sto coglione, porca puttana. Mottangurelli. Ok, fermi. Abbiamo salvato la situa. Abbiamo salvato la situa perché ci siamo nascosti. Madonna, rischiavo di morirci male. Ok, lui riscende. Quindi noi possiamo proseguire, piazzare la carica sull'ultimo generatore. Perfetto. Ok. Bene, bene, mamma mia. Shit, they must have took a wrong turn someplace. Ecco. What the f- Oh shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. E invece. Vai CJ. Perfetto ragazzi, missione superata. Rubiamo un attimo la barca e ce ne andiamo. Perfetto, perfetto. Direi eccezionale. Ok, siamo tornati, mi fa piacere vedere che comunque le armi le abbiamo ancora, per fortuna. Quindi salviamo. Perfetto. Allora, e 32 minuti che registro. Io a questo punto, sapete che mi vado quasi a fare un'altra di queste missioni e poi ci salutiamo ragazzi. Cop Wheels. Ah ok, dobbiamo rubare le moto della polizia. Y'all get away with the green. Question: how does the mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes for Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Al. So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we gonna go get some cop wheels. Perfetto. You get the Packer, hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Ok, dobbiamo rubare le moto della polizia e scaricarle tutte intere. Ok. È il momento. Woohoo! Non so poi che della città, ma devi essere rapido, presto se ne andrà. Ok, ok, cerchiamo di fare il più presto possibile. 12 minuti per farlo. Dobbiamo essere rapidissimi. Ok. La prima moto l'abbiamo. La prima moto l'abbiamo requisita. Ciao belli. Ovviamente sarà complicato il tutto, ma va bene così. Cerchiamo di raggiungere il camion dunque. Anche perché poi tra l'altro ci occorrerà di nuovo una moto, cioè un veicolo per raggiungere le altre moto. Eccolo qui. Perfetto. Porca puttana. Ok. E queste le abbiamo. Vai. Vai così. Abbiamo. Levati dai coglioni, testa di cazzo. Rincoglionito di merda. Ok. Vai qui, esci. Perfetto. Ora manovre evasive. Certo, sarebbe il caso di scappare dalla pula, ma purtroppo non possiamo chiedere tutto dalla nostra vita. Quindi facciamo così. E andiamo a recuperare le altre moto. Ok, siamo arrivati. Siamo per prendere l'altra moto. Com'è? Ma perché non c'ho i colpi della pistola? Ma siete veramente dei bastardi. Non cadere, bravo Sige, non cadere. Bravissimo. Che l'hai fatto schiantare. Dei fenomeni. Occhio. Sta cazzo di polizia di merda. Madonna. Perfetto, ecco la seconda moto consegnata.
Beh, che c'è il taxi. Ma fermati, 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 fermati. Te devi fermare, che mi serve la macchina, amico Fritz. Levati dai coglioni. Vola, 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 vola CJ, vola CJ, vola CJ. Madonna, sta polizia sta dappertutto. Fammi vedere un attimo qui dov'è che ce l'abbiamo la prossima moto. Sta lì in fondo. Ok, vai, segui l'autostrada allora. Segui l'autostrada. Vai così. Dai, vaffanculo, coglione. Tazzardà. Questo voleva incularci partendo. Allora, mettiamoci contromani in modo che siamo già nella direzione del Parker. Ok, vai così. Se questo si leva dai coglioni. Perfetto, un'altra l'abbiamo agganciata. Manca un'altra moto. Qualcuno si fermi. Si era fermata. No, vabbè, prendi il taxi. Giù. Ma no, siamo a fare un casino, Vola. Guarda questo. Vai taxi, vola piccolo taxi giallo. Buttati di qua, perché tanto è da questo lato. Perfetto, non riusciamo a seminare la pula, ma la riusciremo a seminare. Dov'è? Scusi, va bene signore, lei è ubriaco marcio, ma non fa niente. Guarda sto coglione, grazie del pertugio. Senza indugio col pertugio. No, dove sto andando? Minchia, già sta di là. Vabbè, ci abbiamo altro 4 minuti, l'abbiamo fatto tanto. Vola. Grazie signore con la blista che ha fatto un po' di parkour. Vadi che riusciamo. Guardali, meno male che si inciafroccano fra di loro. Ok, ci siamo. Poi dobbiamo solo rubare il furgone blindato. Perfetto. Nice. Bello così. Grazie, okay, ragazzi. Take care of those bikes. I get out of here. Grazie ragazzi. Perfetto. Ladies and gentlemen. Allora io anche direi che è arrivato il momento di salutarci qui. Non c'è una cazzo. Oh, dammi una macchina per favore. È il momento di salutarci qui. Io vi saluto, vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo episodio di Grand Theft Auto San Andreas e ci vediamo dal prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.